Siano lodati Gesù e Maria. Spero che sentiate tutti bene, che oggi stiamo... Sentite bene tutti? Stiamo un po' in crisi, che si è rotto il microfono mobile, speriamo di aggiustarlo. Allora, Vangelo di questa domenica. Lo conoscevate già? L'avete mai sentito in vita vostra? Famoso questo episodio. Si chiama la risurrezione di... Di Lazzaro. Sapete chi era Lazzaro? Lo sapete chi era, voi piccolini? Lazzaro sembra che fosse il migliore amico di Gesù. Già, era il migliore amico di Gesù. Gesù, che è diventato uomo come noi, ha vissuto questa cosa bella, l'amicizia umana. A un certo punto Lazzaro si ammala di una malattia gravissima. Tutti si aspettavano, immaginate, no? Il migliore amico suo, mo adesso verrà Gesù e lo guarisce, giusto? O no? Tutti si aspettavano questo. E invece Gesù che ha fatto? Ha lasciato che morisse e poi ha aspettato 4 giorni per andare da lui. Perché ha fatto questa cosa, secondo voi, Gesù? E qui ci dà già un criterio importante. Invito soprattutto i più grandi anche a fare attenzione a questo particolare. Avete visto che cosa gli dicono i giudei prima che Gesù faccia uscire Lazzaro dal sepolcro? Dice, beh, ma questo ha aperto gli occhi al cieco, vi ricordate domenica scorsa? Cieco nato? Dice, ha aperto gli occhi al cieco e non poteva far sì che quest'uomo non morisse? Pensate ai grandi, no? Quante volte che dicono, ah, ma perché Dio ha fatto morire quella persona? Ah, ma perché Dio non ha guarito quest'altro? Ah, ma perché è successo quel problema? Ah, ma perché Dio non ci mette le mani? Perché? Perché? Va bene questa cosa qua? Cari grandi soprattutto, non va bene. Gesù non era andato a guarire Lazzaro, perché? Perché ci aveva in mente una cosa più grande, di fare l'ultimo e il più strepitoso dei miracoli, quello che avrebbe dato a tutti il segno, cioè adesso tocca a voi decidere. Ma tirare fuori uno da 4 giorni, che quando gli dicono aprite la porta, voi sapete, anche i grandi, no? Io lo so perché sono un sacerdote, voi sapete, seguitemi, quando muore qualcuno, cose, argomenti un po' tristi, però, si può fare il funerale subito? Cioè, se voi mi dite, morto papà, io dico, tra 3 ore portalo in chiesa che facciamo il funerale. Si può fare? Quanto tempo deve passare? Lo sapete già? Voi bambini? Devono passare per legge 24 ore, un giorno. Perché se non passa un giorno, potrebbe darsi che si tratta di la cosiddetta morte apparente, cioè che il morto riapre gli occhi e non era morto veramente. Ma dopo 24 ore è scientificamente dimostrato che quella persona è morta, per cui gli occhi potete stare proprio tranquilli che non li riapre, e quindi si può chiudere e fare il funerale. Per questo che Gesù ha aspettato 4 giorni, perché nessuno può dire se sì, ma non era morto, era morto da 3 ore, quindi si era semplicemente era svenuto. No, era morto. E Gesù questa cosa l'ha fatta apposta, questo è l'ultimo miracolo. Ok? Quindi la prova suprema. E sapete che cosa è successo dopo quest'ultimo miracolo? Cosa hanno fatto? Secondo voi i nemici di Gesù, i farisei, gli scribi, quando hanno visto questa cosa, dice, va bene, basta, ci crediamo, questo è il figlio di Dio, facciamo l'atto di dolore e chiediamo perdono. Hanno fatto così secondo voi? Sapete che hanno fatto? Anziché dire calma, l'hanno condannato a morte proprio per questo motivo, perché dice, oh, questo ha pure risuscitato un morto, mo capace che la gente gli va dietro, quindi dobbiamo sbrigarci a togliere, e volevano ammazzare pure Lazzaro. Nel Vangelo di Giovanni, più avanti, si nota che alcuni farisei dicono, ma ammazziamo pure Lazzaro, così l'uno e l'altro eliminiamo ogni problema. Capite quando gli uomini sono cattivi e col cuore duro? Sempre per i grandi, eh? Sapete come dice il proverbio? Che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. C'è tanta gente che dice, ah, ma se Dio mi facesse un bel miracolo, ah, io poi credo. Non ci date mai retta, perché i miracoli, ricordate sempre, aiutano a confermare la fede di chi già ce l'ha.
ma difficilmente, molto difficilmente, la fanno venire a chi non ce l'ha. Perché chi non ce l'ha comincia a dargli una montagna di giustificazioni di altro genere. Ora però, secondo step, la cosa più importante. Come mai che la Chiesa ci fa sentire questo Vangelo in questa domenica? Guardate un po', avete visto che le statue sono tutte quante velate? In qualche chiesa, anche nella nostra diocesi, dove c'è qualche... Questa è una tradizione antichissima, adesso è diventata, come tante cose, facoltativa, non obbligatoria. Però è una cosa molto importante, ed ecco perché in questa domenica si legge la risurrezione di Lazzaro, perché con questa domenica comincia l'ultima parte della Quaresima, che è proprio un tempo che si chiamava una volta il tempo di passione, quindi il tempo in cui siamo proprio invitati a pensare bene a questo mistero. Gesù, che è il figlio di Dio fatto uomo, è morto per noi. Anche lui è morto. Allora, sapete, lo dico anche ai grandi così capiscono, sapete perché si velano le statue? Mo, sono 2 o 3 anni che ve lo dico, però ripassiamo sempre in continuazione che fa bene. Per 2 motivi. Primo, perché la Chiesa in questo tempo è in lutto, quindi si priva della gioia di vedere anche la bellezza, no? Di ciò che dalle statue è rappresentato, nostro Signore crocifisso, la bellezza dei santi, eccetera. Ma secondo, perché vedete, avere un'immagine sacra velata, quindi che non si vede, significa entrare nel cuore dei molti che purtroppo gli occhi verso Gesù, la Madonna e i santi, non ce l'hanno mai. Cioè vivono lontani da Dio, hanno il vuoto e il lutto di una vita senza Dio. E attenzione, che cosa è una vita senza Dio? Punto interrogativo. Mi state seguendo, ragazzi? Quasi finito, eh? Vuol dire che una persona è viva, perché gli batte il cuore, gli funziona abbastanza bene il cervello. Ma la sua anima, se uno vive senza Dio, è viva o morta? Possiamo essere noi vivi e la nostra anima essere morta? Che dite voi? Sarà possibile o no? Non è possibile. Vediamo un po'. Chi dice che non è possibile alzi la mano. Dovete assumere responsabilità delle vostre azioni, eh? Chi dice che è possibile che un corpo sia vivo e l'anima sia morta, alzi la mano. Ah, ecco. E attenzione. Se il mio corpo è vivo e la mia anima è morta, seguitemi, e sopraggiunge la morte corporale, cioè muore anche il corpo, chi di voi sa che cosa succede? Cioè, se il mio corpo muore, quando la mia anima è già morta, sapete che succede dopo? Chi lo sa? Lo sa Mikol? Dillo un po' forte. Si va all'inferno. Siete d'accordo? Oh, vedo tu che stai a fare una faccia, la rifaccio, eh. C'è questa nostra amica che ti chiami che non mi ricordo più. Gloria. Gloria sta a fa. Vittoria. Vittoria sta a fa così. Lo rifaccio così. Faccio vedere pure a loro, eh. Non è molto convinta. E magari non fosse molto convinta Vittoria, perché non sono tanto convinti manco le persone grandi. Non sono tanto convinti. Però mi sa che Nicol c'ha ragione, c'ha. Perché la Chiesa insegna che ci sono tanti tipi di morte, state attenti, eh. C'è la morte del corpo e questa la conosciamo tutti quanti, anche se in pochi ci pensano. Perché alla morte bisogna pensarci, eh. Perché se non ci pensi prima che muori, dopo è troppo tardi. Che ci starà dopo che siamo morti? Finito tutto? Andiamo sotto un metro di terra? Esisterà sto paradiso? E in paradiso ci vanno tutti, qualunque tipo, tu bestemmi come un turco, spacchi la faccia a tutti quanti, oppure vai a messa tutti i giorni, è uguale, tanto in paradiso ci va sia l'uno che l'altro. Funziona così secondo voi? No. Ma molti pensano di sì, almeno da un punto di vista pratico per come si comportano, no? C'è la morte del corpo. Poi c'è la morte dell'anima. Quando è che muore la nostra anima? Vediamo un po'. Cos'è che fa morire la nostra anima? Qual è il veleno che se appena uno se fa un goccetto, stac, siamo subito morti. Il veleno fa morire il corpo, ma c'è un veleno dell'anima che la fa subito morire. Chi lo sa qual è?
Allora, i ragazzi che vengono a catechismo con me che non sanno questa cosa, uno a caso, io gli rompo le ossa, perché ne abbiamo già parlato. Cos'è quella cosa che fa morire l'anima? Vediamo un po', che mette l'anima nella morte. Gesù nel Vangelo dice, nell'Apocalisse, conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto, sei un morto che cammina. Qual è il veleno? Il peccato, mortale però, perché i peccati piccoli, diciamo che la nostra anima la indeboliscono, è come se gli dessero un sacco di botte, ma il peccato mortale la uccide. Esempi di peccati mortali? Bestemmie. Poi? Parolacce. Poi? Non rispettare i 10 comandamenti. Beh, no, sufficiente. Non parliamo di questo, se no finisce l'omelia. Allora, esiste la morte del corpo, esiste la morte dell'anima, e poi esiste una cosa che nell'Apocalisse è chiamata la seconda morte. Non si muore soltanto con la morte fisica. C'è un'altra morte, che è la seconda morte, che si chiama anche la morte eterna, che è quella che diceva Nicola, che è la dannazione. Chi è che va incontro alla dannazione? L'abbiamo detto oggi a catechismo. Chi ci va all'inferno? Chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. E senza essersi confessato. E senza essersi ovviamente confessato. Allora, voi sapete che c'erano alcuni santi, l'avete sentito? Guardate, questa è una storia vera questa qui, che sentivano la puzza delle anime morte. Cioè, se andavano vicino a una persona che non stava in grazia di Dio, sentivano una puzza terrificante, peggio di quella di un morto di 4 giorni. Non me lo sto inventando, sono cose successe nel corso della storia della Chiesa. Tu pensa un po', te viene vicino e quella comincia a vomitare dalla puzza che sente, perché la sente col naso, anche se una persona è viva e vegeta. È la puzza delle persone che non stanno in grazia di Dio, perché stanno molto peggio una persona che vive ma non è in grazia che una persona che è morta ma è in amicizia con il Signore. Allora il senso di questo Vangelo questa domenica, e concludo, è: non esiste solo la morte del corpo e la puzza dei morti in decomposizione. Anche da quello Gesù ci tirerà fuori, e come vedremo tra 2 settimane, il giorno di Pasqua, esiste la risurrezione anche della carne. Ma più grave di quella morte, la morte dell'anima, da quella il Signore ci può tirare fuori, però per tirarci fuori occorre la nostra disponibilità, perché dobbiamo riconoscere il peccato come tale, pentircene e convertircene. Se non facciamo attenzione a tenere in vita la nostra anima, sapete San Francesco che diceva, e concludo con le sue parole, tutti conoscono San Francesco, lo conoscete, il Cantico delle Creature, no? San Francesco diceva queste cose: laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, sora significa sorella, dalla quale nessun uomo può scampare. Guai a quelli che saranno colti da sorella morte corporale nei peccati mortali. Beati quelli che moriranno in grazia, perché ad essi la seconda morte, avete capito qual è, non farà alcun male. Parole di San Francesco. E questo è il messaggio di questa domenica. Ecco perché mi raccomando per Pasqua, mi raccomando, facciamo e prepariamo una buona confessione. Siano lodati Gesù e Maria.